Ciao. Come state? Bella giornata oggi, per fortuna, ma sempre di più, sono belle le giornate, ce le godiamo. E attendo che il mio albicocco sforni le sue favolose albicocche, e mentre è un ottimo riparo dal sole ed è estremamente rilassante fumare qui sotto a bell'albero, al bel frutto maturo, rigoglioso, un po' come il nome del tabacco di oggi, che è l'Old Covery di Rat Race, prodotto da Colas & Co. Old Covery è una zona della Scozia, particolarmente sembra rigogliosa, verde, ricca da un punto di vista agricolo. Il tabacco di oggi è un tabacco interessante, primo perché i Rat Race sono, come dico sempre, ottimi tabacchi. Raramente mi hanno deluso, devo dire la verità. E poi perché questo tabacco effettivamente è poco recensito, almeno da un punto di vista italiano. Forse è l'unica recensione che c'è, forse è l'unica recensione italiana su questo tabacco, se non erro, non me ne voglia se qualcun altro l'ha fatto, è quello di Claudio De Ascentis, il pipatore in America, che lo ha recensito credo un annetto fa. È un tabacco che in Italia non troverete in questa tin da 50, non si sa perché tutta una serie di tabacchi Rat Race in Italia arrivano solo in tin da 100, che se sono molto convenienti perché costano 35,50 euro, non mi fanno impazzire come formati, perché se poi il tabacco non è un tabacco che a me piace moltissimo, finire 100 grammi diventa impegnativo. E siccome, come abbiamo già parlato, io non sono un conservatore di tabacchi, uno che li tiene lì per quando gli va di fumare quel tabacco, ma ne fumo uno alla volta, massimo due, 100 grammi di tabacco sono impegnativi. Quindi poi quando mi sono capitate tin non cattive, perché non mi sono mai capitate tin Rat Race cattive da 100, da 50 o qualunque sia la dimensione, ma non da fumarle 100 grammi consecutivamente, spesso mi è capitato poi di regalarle. Allora, 50 grammi. Sto fumando una Fiamma di Re. Bella pipona, piuttosto capiente. Questa è un modello Magister Contessa, ovviamente degli anni 80, inizio 90. Così mi dicevano, molto bella, molto elegante, in bocca è eccezionale. Provo di riaccendere il Growy, vediamo se rimane acceso. Per dire, innanzitutto, questo tabacco ha subito un mistero alla sua base, perché per quanto scritto in tedesco si parla di un Broken Flake di Pure Virginia, Straight Virginia. Peccato che dovunque voi andate a cercare questo tabacco invece parla di una blend di Virginia, Kentucky e Perique o Perique, dire poi voi, non so pure, non ho mai capito se c'è Perique o Perique, vabbè, Perique, io dirò Perique. Quindi cerca qui, cerca lì. Mi è sembrato di capire, anche Claudio lo dice nella sua, come al solito, impeccabile recensione, che è un tabacco effettivamente che nella sua origine, con la Sencop è la casa che lo produce, nella sua origine nasce come un Pure Virginia, ma che poi nel corso del tempo è stato rivisitato, però la casa ancora parla di uno Straight Virginia. Il
faccio vedere come al solito le ultime pizzichi di tabacco che ho. Un bel marrone chiaro che all'olfatto ricorda soltanto un Pure Virginia, cioè il primo impatto di questo tabacco è esso assolutamente che sia un brandy Pure Virginia, perché ha solo e soltanto quegli aromi lì: fieno, erba, pomodorini, fico, quelli classici odori molto buoni, molto pieni, molto saporiti, dolci che hanno i Virginia. Non c'è nessun sentore, né quel pepato un po' del Perique, né effettivamente del Kentucky. Anche dal colore, devo dire, è talmente chiaro, se non proprio qualche pezzetto, che effettivamente lascia difficilmente immaginare che ci siano dentro. Quindi poi lo accendi e effettivamente io ad oggi la mano sul fuoco, per carità, ce la metto, non lo so, sicuramente il Kentucky forse c'è, anzi probabilmente c'è, perché acceso questo tabacco, che brucia benissimo, si accende in maniera eccezionale, e questo è un classico della Tris, peraltro un taglio broken flake che a me piace molto. Adesso nella parte finale della tin è rimasto più un ribbon che un broken flake, inizialmente più broken flake effettivamente, quindi neanche facilissimo sempre da bruciare se non è ben cioè secco al punto giusto. Invece questo è perfetto da questo punto di vista. Rattress non si smentisce mai, è un tabacco fumabilissimo. Fumato, come vi stavo dicendo, è un tabacco che effettivamente qualche nota Perique proprio io, signor, non l'ho sentito in nessuna sua forma, nella sua forma piccante, nella sua forma un po' pepata, in quella sua forma più speziata, anche a tendenza marognola, io non l'ho proprio percepito mai e poi mai in qualunque tipo di pipa, in qualunque fumata, lunga, corta, fornelli grandi, fornelli piccoli, mai arrivato, quindi ci sarà, chissà se c'è, veramente una percentuale infinitesimale. Sicuramente invece il Kentucky potrebbe esserci, primo perché i sapori, per quanto il Virginia è preminente, è principale e in tutti i suoi sapori ci sta sempre, ci sta tutto, però è un buon Virginia insaporito, tendenza ad essere un Virginia dolce di base, però con queste leggere sfaccettature di nocciola, anche un po' di quella affumicatura che è del Kentucky, di quella suo diciamo aromi cuoioso, terrosi, qualcosa c'è, però è veramente, sono un po' dei lampi più che una costante. Quello che è una costante è sicuramente il sapore, è un buon tabacco saporito. Claudio in quella recensione dice che non è un tabacco che l'ha particolarmente convinto. Ecco, su questo, ma qui è questione di gusto, chiaramente, quindi assolutamente da provare e capire se poi riscontra il proprio di favori e di gusti. Sicuramente a me invece è piaciuto molto. È un tabacco che mi ha soddisfatto molto. Tasso nicotinico tendenzialmente basso, non direi più di 2 su una scala di 5, forse pure qualcosa di meno, veramente rarissimamente riempie, però non per questo non è un tabacco corposo, dai buoni sapori, dai buoni sentori. Non ha questa evoluzione particolare, rimane piuttosto standard in tutta la fumata. Sono proprio ogni tanto questi accenni, questi lampi di sapori più kentachiosi che non virginiosi, ma
sono sempre di sfondo, sono veramente dei flash, quindi probabilmente c'è da un po' di corpo alla miscela. Potrei ipotizzare più un Virginia Kentucky, dove il Kentucky forse c'è al 5%, non credo comunque possa essere un'eccellenza del più del 10% di questa miscela, sia per il tema poi nicotinico, sia per il tema effettivamente proprio di sapori. Quindi potremmo definirlo un ottimo Virginia, sapido, saporito, piacevole, che devo dire mi ha soddisfatto, l'ho assolutamente divorato, l'ho finito in 5-6 giorni al massimo, non è arrivato a fare una settimana, perché è stato davvero un tabacco piacevole da fumare sempre, fumato tutto il giorno senza mai darmi fastidio, da sempre delle buone note, delle buone sensazioni, avendo questi buoni sapori, nonostante la nicotina l'ho trovato buono anche dopo i pasti, l'ho trovato buono lontano dai pasti, è un tabacco che assolutamente fa il suo, non delude, ma almeno a me non ha mai deluso. È un tabacco eccellente? No, probabilmente no, non è un tabacco da 9, da 8,5 e quant'altro, però è un buon tabacco, è una certezza. È un tabacco che un pipatore, un fumatore di pipa che ha più di un tabacco, averlo lì come un po' un porto sicuro da un certo punto di vista, perché risponde sempre nello stesso modo, fa il suo lavoro, non evolve ma non scade. Quindi quando si ha voglia di un buon Virginia saporito, questo effettivamente è estremamente piacevole, estremamente piacevole. Ricomprarlo non in tinta 100, forse no, avere in scorta probabilmente sì, potrebbe essere un tabacco che ricomprerei, assolutamente sì, soprattutto al costo tedesco di 12 euro, quindi assolutamente merita, e che conferma ancora una volta la regola che la Rat Race è una buona, ottima casa di tabacchi, che ancora una volta mi conferma le mie sensazioni, cioè è un ottimo sostituto, è un'ottima presenza sul nostro mercato, anche perché ha tanti tabacchi, tanti naturali, che proveremo poi nelle prossime settimane. Null'altro, vi lascio invitandovi come al solito, se volete vi iscrivete, leggete anche la recensione per scritto, che magari è un po' più dettagliata come al solito, anche del video, che è più una sensazione, una chiacchiera che mi faccio con voi, e ci vediamo alla prossima, va bene?